Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo della recinzione dell'orto. Per l'appunto sto attrezzando una nuova parte di orto e la prima cosa è proteggerlo dagli animali selvatici. Anche perché qui dove sono io ce ne sono veramente a pacchi. Cinghiali, caprioli, cervi, daini, poi c'è il lupo, la volpe, l'istrice, il tasso, eccetera. Quindi sia l'orto che le galline devono essere ben protetti. Se durante le riprese vedete un po' di materiale sparso in giro è proprio perché sto facendo i lavori. Ma partiamo subito perché ho da dirvi un sacco di cose. Vediamo tre tipologie di recinzione per l'orto. La prima è solo con la rete, la seconda è elettrica e la terza è mista, la rete ed elettrica. In questa situazione riesco a farvele vedere e a spiegarvele tutte e tre. Le due parti più importanti nelle recinzioni sono la parte alta e la parte bassa, perché gli animali selvatici per entrare o saltano o scavano. Parliamo subito dell'altezza della recinzione. L'altezza dipenderà da quali animali avete nei dintorni. Dovrà essere alta 2 metri se avete animali che saltano così alto, quindi per esempio il capriolo, il cervo o il daino. Nel mio caso purtroppo ci siamo perché ho pieno di caprioli qui attorno a casa. Se avete solamente animali che scavano invece, quindi per esempio il cinghiale o l'istrice, basterà anche una recinzione di 1 metro, 1,50 m. Partiamo e andiamo a vedere qualche dettaglio in più nella recinzione che sto installando. La rete qui è alta circa 1,80 m, che è già, diciamo, scoraggiante per un capriolo, anche se volendo ci potrebbe riuscire. Per scoraggiarlo ulteriormente possiamo utilizzare alcuni sistemi. Vi mostro per esempio quello che si chiama antigatto. Si va a mettere una prolunga dei pali in questo modo. Ovviamente fisseremo i paletti con delle viti oppure potete usare delle stecche e avremo un'ulteriore altezza di rete di una 40 cm che sporge verso l'esterno. Questo fa in modo di scoraggiare il salto dell'animale e nel caso del pollaio fa in modo di scoraggiare l'arrampicata della volpe o di altri predatori. Per questo si chiama antigatto, perché si arrampica per così, ma fa molta difficoltà ad arrampicarsi in orizzontale in questo modo. Quindi ripeto, per animali che saltano o che arrampicano. E veniamo adesso alla parte bassa della rete, che non è meno importante. Una rete solo appoggiata a terra è esposta ad animali che scavano, senza dubbio. Quindi vediamo quali sono i sistemi. Il sistema più sicuro in assoluto è quello di fare una bella buca, un bel fossato lungo la rete, profondo 50 cm e largo almeno una 40 cm, interrare la rete e piegarla ad L verso l'esterno, dentro il fossato, e poi richiudere, come vi mostro in questo schemino che ho disegnato io. In caso non abbiate la possibilità di fare tutto lo scavo sul perimetro con l'escavatore, possiamo anche fare, come ho fatto io qui, una piegatura ad L verso l'esterno, in modo che quando l'animale tenta di scavare, andrà a scavare in questo punto, dove vede che la rete arriva a terra, ma troverà tutta la rete appoggiata verso l'esterno. La cosa interessante sarà tenerla ferma, come ho abbozzato io qui con un tondino, e poi ricoprire con il materiale che avete a disposizione, che può essere la terra, può essere la ghiaia, come in questo caso. Il tondino di ferro o la stecca, dipende cosa mettete, può essere tenuta ferma con dei pesi, come ho fatto qui, oppure con picchetti conficcati a terra con il martello, dei picchetti a U. Potrebbero andare bene addirittura quelli delle tende, basta che siano un po' robusti. Se avete tanti cinghiali in zona e ne avete la possibilità, la cosa migliore sarebbe prendere della bella rete elettrosaldata di quella da cantiere e per la parte bassa utilizzare quella, perché già di suo si dice che non esista rete capace di contenere un cinghiale, quindi più robusta è e meglio è. Ma io i cinghiali qui li ho e come se li ho, mi girano attorno a casa, quindi questa soluzione che ho messo in opera non basterebbe. Come ho fatto allora? Non ho interrato con lo scavo, non ho usato la rete elettrosaldata da cantiere, ma ho messo il recinto elettrico, integrandolo a quello di rete. Ed è, come dicevo prima, uno dei tre sistemi, il sistema misto. Andiamo subito a vedere come ho fatto. Se è vero che non esiste recinzione capace di contenere un cinghiale, allora andiamo a montare qualcosa di un po' più attivo,
andiamo a montare una parte di recinto elettrico. In questo caso Gemi Elettronica ci ha mandato tutto l'impianto da provare, l'ho spacchettato e montato ieri sera. Chiariamo subito questa cosa: gli animali non vengono danneggiati da questo tipo di sistema. Negli anni scorsi mi è capitato di montare questo tipo di recinzioni per contenere cavalli, pecore, asini, maiali, eccetera, e poi per tenere fuori dai recinti le volpi, cinghiali, caprioli, daini e chi più ne ha più ne metta. E mi è capitato decine e decine di volte di prendere il pizzicotto al filo elettrificato ed è andato tutto bene, sono ancora qui proprio perché il filo non è dannoso. Si sente un pizzicotto lì per lì, anche abbastanza consistente, che serve proprio a dare il messaggio all'animale che di lì non si deve passare. Lui si ricorderà del pizzicotto preso, lo associa al colore del filo e si guarderà bene dal riprovarci. Questo perché il tipo di corrente elettrica che l'elettrificatore manda nei fili è una corrente a impulsi ad alto voltaggio, ma a impulsi brevissimi, pertanto non c'è modo di rimanere attaccati o di prendere una quantità di corrente tale da far danno. Come ho detto, si sente solo un pizzicotto. Detto questo, andiamo a vedere come ho integrato il sistema elettrico per rendere il mio recinto davvero invalicabile. Per i cinghiali nella parte bassa sono andato a mettere due fili bassi in questo modo a 20 e 40 cm circa, in modo che il cinghiale, se dovesse provare a tirare sulla rete, arriva qua, prende il pizzicotto e se ne va via. E poi ne ho messo uno sulla parte alta, in modo che se il capriolo prova a saltare, arriva qui, probabilmente toccherà insieme il filo e la rete e prenderà il pizzicotto. Questo aspetto lo spieghiamo dopo, perché un animale che salta non ha i piedi per terra, quindi in teoria non potrebbe prendere la scossa. Ma se viene contemporaneamente a contatto con qualcosa come la rete che invece tocca terra, allora sì, prende la corrente. Dopo lo spiego meglio. Questo stesso sistema è ottimo anche per il pollaio, perché un animale che tenta di arrampicarsi per scavalcare troverà prima questi due fili bassi e poi il filo alto, per cui anche per il pollaio questo va benissimo. Ma andiamo adesso a vedere i singoli elementi che servono per mettere in piedi tutto questo sistema. Il primo elemento di cui abbiamo bisogno è l'elettrificatore, cioè il dispositivo che manda gli impulsi di corrente sui fili. Gemi ci ha mandato questo modellino che praticamente funziona, e qui sta la cosa interessante, alimentato con una batteria da auto con il rinforzo, con il supporto di un pannello fotovoltaico. Allora, qui abbiamo l'attacco per la batteria 12 volt, che sono le batterie da auto. Poi abbiamo il connettore per il pannello solare, che collegheremo tra poco. Abbiamo il cavetto da collegare ai fili per dare corrente. E poi, fondamentale, abbiamo la messa a terra, che parte da qui. Andiamo a vedere meglio l'alimentazione. Cominciamo a collegare. Ecco il pannello solare, che è bello consistente. Io l'ho montato su questo paletto esposto esattamente a sud, quindi becca corrente alla grande, intorno non ci sono grandi ombre, per cui perfetto. Lo colleghiamo e vediamo subito una cosa interessante: quando siamo in pieno sole la macchina va anche solo con il pannello solare, senza la batteria. Pannello solare e batteria funzionano insieme per darsi supporto ed alimentare sempre l'elettrificatore. Passiamo adesso ad una parte fondamentale del nostro recinto elettrico, che è la messa a terra. Viene spesso troppo sottovalutata, invece è importantissima. Il materiale perfetto da utilizzare è il ferro zincato. Qui ho delle paline di messa a terra specifiche, oppure dei tubi dell'acqua, sempre di ferro zincato. Ho fatto qualche prova prima, funzionano anche loro, ma ovviamente qui abbiamo molta più superficie a contatto con il suolo, per cui andiamo a montare questi. Dovremo metterli ad una distanza di 3 metri fra di loro, e sono 3, per cui uno, poi un altro a 3 metri e un altro a 3 metri ancora più lontano. Se li buttiamo giù di un bel po' sarà un'ottima cosa per l'impianto. E un altro accorgimento: ogni tanto nella stagione secca bagniamoli, perché l'acqua aiuta a condurre bene l'elettricità. Se il terreno è completamente secco non conduce bene. Ecco fatto, ho collegato il filo che viene dall'elettrificatore alla palina tramite un morsetto di filo zincato. Se ne avete la possibilità è la cosa migliore, perché così siete ancora più sicuri che il collegamento è fatto bene. Colleghiamo gli altri lati del filo. E così ci siamo, paletti a 3 metri, tutto fatto col filo zincato e collegato con i morsetti. A posto. Adesso, prima di accendere, vado a collegare il morsetto al cavo
dell'impianto, basterà collegarlo ad uno dei cavi in questo modo e a questo punto possiamo dare corrente. Colleghiamo il pannellino solare, l'impianto partirà già, ma andiamo comunque a dargli un rinforzino con la batteria. Ecco fatto, ora siamo a piena potenza. In descrizione trovate i link di tutti i prodotti che ci ha mandato Jamie. Un altro elemento importante riguarda il controllo, cioè controllare se c'è corrente a sufficienza nell'impianto oppure no. Possiamo acquistare anche dei tester che si appoggiano ai fili e ci dicono effettivamente quanti volt ci sono. Oppure, se vogliamo fare in modo un po' più artigianale, possiamo costruirci questo, ovvero un semplice filo di rame spelato da due parti. Da un lato mettiamo un perno metallico, anche una vite come nel mio caso, e da un lato lo lasciamo scoperto e andiamo a vedere se c'è corrente nei fili. Il perno metallico lo infiliamo per terra e poi andiamo con il filo ad avvicinarci al filo elettrico alimentato. E vediamo la scaricotta. Avvicinandosi si produce una bella scintilla che ci dice che l'impianto è parecchio in salute. Ma passiamo agli isolatori, che sono una parte veramente fondamentale, perché sono quelli che tengono il filo lontano dai pali, dalla rete ed altri ostacoli che andrebbero a comprometterne la funzionalità. Ce ne sono di due tipi, quelli a legno e quelli per i paletti di ferro. Partiamo da quelli a legno, che sono questi. Come si vede, hanno una vite a legno, appunto. Il montaggio è piuttosto semplice. Andremo a fare un buchino nel palo per poi andare a montare l'isolatore a mano, in questo modo, oppure volendo con questo fantastico aggeggino che mi ha mandato la Jamie, che praticamente va a avvolgere l'isolatore e andiamo ad avvitare in questo modo. Remma, oh, l'ha stretto anche forte, preciso. Questi invece sono gli isolatori da fissare sul picchetto di ferro. Sono fatti dall'isolatore e dalla rondellina che va a chiudere dalla ghiera. Andiamo a montarlo. Abbiamo qua il picchetto, andiamo ad avvitare la ghiera, stringiamo quello che serve e poi facciamo passare il filo, che rimane isolato dal ferro. Rimanete fino alla fine che vi mostro come montare un piccolo recinto con i picchetti di ferro. Un altro elemento fondamentale naturalmente è il cavo da cui passa la corrente. Ci siamo fatti mandare un cavo piuttosto robusto perché da queste parti girano i cinghiali, quindi sarà bene che abbia una bella resistenza allo strappo, perché magari il cinghiale arriva al trotto, non lo vede e pratapam, porta via tutto. Un'altra cosa importante sono i fili metallici che ci passano dentro. Il cavo infatti è fatto da materiale plastico che dà la resistenza e da materiale metallico che dà la conduttività elettrica. Nel librettino delle istruzioni dei cavi si vedono alcuni degli elementi di cui tener conto: la resistenza al gelo, la conduttività, come il filo viene ammatassato, perché spesso succede che si imbroglia, quanta resistenza ha la trazione, come dicevo poco fa, quanti fili conduttori ci sono, in questo caso 8, e la resistenza ai raggi ultravioletti. Vediamo adesso qualche accorgimento di montaggio e di gestione. Intanto, come vi ho già fatto vedere prima, il pannellino solare deve essere esposto a sud, questo è abbastanza logico. Poi la batteria non sarà a ricarica eterna, il pannello fotovoltaico non riesce proprio a ricaricarla, quindi ogni tanto, probabilmente ogni 2-3 mesi, ci sarà da ricaricarla con un caricabatterie per auto. E poi sarà importante mettere insieme l'elettrificatore e la batteria e coprirli. Io ho trovato questa soluzione con una cassetta per la raccolta della frutta, basta che sia piena sopra, non bucata, e me li va a proteggere tutte e due dall'acqua. Più che altro sarà per la batteria, perché l'elettrificatore è pensato per stare all'aperto. Facciamo un giro a vedere il cantiere del recinto dell'orto, così diamo anche qualche dettaglio in più. Innanzitutto, da questa parte, come si vede, che è quella che dà sulla casa, non metterò la recinzione elettrica sopra e sotto, perché si suppone che proprio davanti alla casa i cinghiali non vengano. Per ora non sono mai venuti e comunque c'è sempre la L a terra. Da questa parte invece, che dà sul bosco, sull'oliveta, sul vigneto, cinghiali e caprioli arrivano e come, per cui filo elettrico sopra e due fili elettrici sotto. Mi rimane ancora da fissare con i picchetti e con i sassi, con la terra, la L verso l'esterno,
invece riguardo l'impianto elettrico. Interessante vedere il punto dove il recinto elettrico va al servizio del pollaio. La differenza tra la rete che ho usato per il pollaio a maglie più strette in modo da evitare l'ingresso di donnole, topi eccetera, e quella per l'orto, dove invece non serve avere una rete così stretta. Un altro paio di accorgimenti sulla manutenzione dell'impianto: è fondamentale non far crescere l'erba che vada a contatto con il filo, altrimenti sarà l'erba ad attutire il colpo dell'impulso elettrico, e nello stesso modo sarà fondamentale che la rete non tocchi il filo, altrimenti la rete scarica a terra direttamente il colpo. Come vi ho promesso prima, andrò a mostrarvi come fare per creare un piccolo recinto elettrico fatto solo con i picchetti. In questo caso farò una simulazione perché in questo momento non ne ho bisogno, ma facciamo finta che in questa zona io voglia mettere un po' di patate e non ce l'ho dentro, per l'appunto, il recinto dell'orto. Come facciamo? La devo proteggere da cinghiali e istrici. Andiamo a creare appunto un recinto con i picchetti. In un punto di questo recinto vi farò vedere anche come fare con i caprioli. E per adesso ho montato la simulazione di recintino per cinghiale. Vi mostro due o tre cosette. È importante che il filo elettrico non tocchi il paletto, altrimenti scarica a terra. Ora sarà difficile che succeda perché la ghiera qui è fatta molto bene, però comunque il consiglio è quello di stringere bene gli isolatori d'angolo in modo che stiano belli saldi. Altro tema è la distanza tra i picchetti. In un impianto grande va bene anche un picchetto ogni 4 metri. Ovviamente più sono vicini e più saranno resistenti ad un eventuale impatto del cinghiale che arriva di corsa. Per cui se avete la possibilità di metterli anche uno ogni 2 metri, male non fa. Ma adesso, chicca finale, vi faccio vedere come si imposta un impianto elettrico su picchetti per i caprioli o per i cervi. Ovviamente il recinto dovrà essere più alto, ma non basta. Come vi ho accennato prima, quando il capriolo salta e tocca questo filo, non la prende la scossa perché ha i piedi sollevati da terra. Allora dovremo fare in modo che quando sta saltando venga a contatto con qualcosa che invece è collegato a terra, e metteremo un filo in più semplicemente collegato ai picchetti di ferro. Ed eccolo qua, come avete visto, questo l'ho collegato direttamente al paletto di ferro che è piantato in terra, quindi quando il capriolo salterà, verrà a contatto magari con questi due insieme, perché sono comunque molto alti, è probabile che la scossa la prenda. Questo è un trucco che ho imparato quando ho messo in opera dei grossi recinti elettrici per i vigneti. Ovviamente bisogna avere l'accortezza che questo filo che dà a terra e quest'altro che ha la corrente non vengano a contatto, altrimenti vanificheremo l'impianto. Bene, anche per questo video è tutto. Spero che le indicazioni per proteggere il vostro orto dagli animali selvatici siano state utili. Se vi sono rimasti dubbi o anche se avete suggerimenti o migliorie da apportare ai recinti, scrivete pure nei commenti e fateci sapere. Ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo. Trovate in descrizione info e link di tutti i prodotti e attrezzature utilizzati in questo video.